Ciao a tutti e bentrovati sul mio canale YouTube Anima in Cucina. Oggi prepariamo insieme un super piatto veloce e gustosissimo, ovvero le scallopine al vino bianco. Prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi nel mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie ricette e video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella in alto a destra per ricevere le notifiche delle prossime video. Seguite questo video passo dopo passo per ottenere un risultato straordinario e in pochissimo tempo. Gli ingredienti li trovate nella descrizione e tutta la ricetta scritta nel mio blog animaincucina.it. Troverete comunque il link nella descrizione sempre sotto il video. In questo caso io ho usato l'arista oppure la lonza, ma potete fare nello stesso modo anche i peti di tacchino oppure i peti di pollo. E invece del vino bianco potete usare anche il succo di limone. Insomma, le varianti di preparare questo piatto sono tantissimi e adesso iniziamo a preparare il nostro. Prendete un pezzo di lonza e pulite delle parti fibrosi. Dopodiché tagliate a fettine abbastanza sottili. In caso che non riuscite a farle troppo sottili, battete leggermente con un batticarne. Potete anche acquistare le fettine già tagliate pronte. Passate le fettine di carne nella farina da entrambi i lati, dopodiché scaldate un pentolino con dell'olio extravergine di oliva. Come vedete, io uso l'olio extravergine di oliva estratto a freddo di olearia perlito, che la trovo molto buono e molto delicato. In caso desiderate di dare un'occhiata al loro shop online, vi lascio il link nella descrizione sotto il video. Dunque, scaldiamo l'olio e mettiamo le fettine di carne a rosolare leggermente nella padella. Basta solo anche un minuto per lato. Nel frattempo che le scallopine cuociono, sempre se vi fa piacere, seguitemi anche sulla mia pagina Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, Anima in Cucina e per tutte le mie ricette nel mio blog animaincucina.it. Troverete tutti i link nella descrizione. Ecco, come vedete, devono essere morbide e non asciutte. Giriamole dall'altro lato e procediamo con la cottura per circa ancora un minuto. In caso avete più fettine di carne, togliete questi già pronti e metteteli in un piatto e inserite le altre senza aggiungere altro olio. Una volta finite di scaloppare tutte le fettine,
aggiungete tutte insieme nella padella e aggiungete poi il sale, gli aromi, l'origano, il pepe, quello che vi piace di più. Io ho usato il mio sale aromatico, che trovate la ricetta nel mio blog animaincucina.it. Vi lascerò il link nella descrizione. A questo punto sfumate con vino bianco oppure il succo di limone e fate evaporare tutto. Aggiungete poi del brodo di carne oppure brodo vegetale o addirittura anche l'acqua se non avete il brodo e fate cuocere lentamente per circa 3-4 minuti. Il brodo deve quasi coprire tutte le scaloppine per farli cuocere uniformemente. E qua vi insegno un segreto per avere un sughetto delle scaloppine abbastanza cremoso. Quindi prendete una noce di burro e schiacciate forte nella farina, così in questo modo come sto facendo io. Deve prendere più farina possibile. Mettete la noce di burro con la farina al centro delle scaloppine, mettete la fiamma al minimo e fate cuocere lentamente. Vedrete che in questo modo il burro si scioglierà piano piano e la farina aiuterà al sughetto a diventare cremoso e in questo modo non si formano assolutamente grumi. Guardate che meraviglia! In pochissimo tempo avete un secondo piatto pronto. Fatemi sapere se vi è piaciuto questo video lasciando un like e se avete domande scrivetemi e vi risponderò in più breve tempo possibile. E come dico sempre io, semplice e veloce, il piatto è servito, buon appetito! E con queste immagini vi saluto, ciao a tutti, alla prossima!